Thank mm -hmm. you. Questo video ha ad oggetto eh, il saggio dei delitti e delle pene del 1764, eh, che è uno dei più alti contributi della cultura italiana all'illuminismo e alla civiltà giuridica contemporanea. Ricordiamo che Beccaria era il nonno, eh, fu anche il nonno di Alessandro Manzoni in quanto padre di Giulia, la madre di Alessandro Manzoni. Mm. Intellettuale dal carattere schivo e riservato, eh, collaboratore tra l'altro del caffè. Mm. Visse a Milano tra il 1738 e il 1794. In particolare, nel saggio citato sui deli delitti e delle pene, mm, Cesare Beccaria si occupa della pena di morte, della pena capitale, da caput capitis, dal latino caput capitis, che significa la testa, appunto. Le pene potevano essere di tipo pecuniario, di tipo detentivo e, e poi c'era appunto la pena capitale per i reati più gravi. Di tipo pecuniario appunto consisteva in una, nel versamento di mh, una somma di denaro a titolo di risarcimento, detentiva per l'appunto corrispondeva al carcere e capitale nel caso dei reati appunto più gravi, ovvero mh, gli omicidi, gli omicidi contro gli estranei o peggio ancora contro oh, la moglie, il cosiddetto uxoricidio, o contro i fratelli, fratricidio, contro il padre, il parricidio, contro la madre, il matricidio e uno dei peggiori in assoluto, l'infanticidio ai danni dei bambini. Diciamo che una lunga tradizione secolare aveva ritenuto utile e necessaria l'uccisione di coloro che si erano macchiati di reati così gravi come quelli appunto citati. Mm? Eh, cioè vigeva l'idea nel Settecento, ma per lunghi secoli insomma, eh, che eh, chi ha ucciso in sostanza deve morire, mm? deve pagare con la vita il suo misfatto. Per cui eh, appariva giusto, lecito, uccidere chi avesse in qualche modo ucciso. Quindi la condanna a morte era considerata quasi una conseguenza naturale. Invece, il saggio dei delitti e delle pene, è pubblicato anonimamente, quando dicevamo appunto Beccaria aveva 25 anni, e sostenne, sostenne delle tesi eh, diciamo, a favore dell'abolizione della pena di morte. L'opera fu messa all'indice, eh, cioè entrò a far parte eh, del novero di quei testi che non andavano assolutamente letti: l'index librorum proibitorum, e ciò nonostante, però, fu tradotta in molte lingue. Mm. E. C'erano state in passato delle riflessioni sulla pena capitale, ma con Beccaria Beccaria senz è senz'altro il primo ad affrontare il tema in maniera più seria, ov ovvero offrendo argomenti eh, razionali eh, e quindi mh, argomentando in maniera eh, rigorosa contro la pena di morte e contro la tortura. In linea generale Beccaria affronta il tema del giusto rapporto che deve sussistere tra la colpa e la pena ovvero la pena eh, si ribadisce in più punti, nel, nel saggio la pena deve essere proporzionata alla colpa. Mm. Però eh, appunto eh, la, eh, la disamina di, mh, eh, di Beccaria si appunta su due questioni, dicevamo, cioè sulla tortura e sulla pena di morte. Vediamo un po', consideriamo le tesi contro la tortura. Un uomo non può chiamarsi colpevole a giudizio di Beccaria prima della sentenza del giudice. Oggi chiameremo questo principio il principio della presunzione di innocenza, eh, cioè um, un imputato non può essere considerato eh, colpevole del reato che gli viene scritto prima della sentenza del giudice. E se questo è vero, è anche vero che non può essere torturato. A quel tempo la tortura veniva utilizzata spesso proprio per estorcere delle confessioni. E, e tra l'altro aggiungiamo eh, non solo quindi, il principio della presunzione di innocenza, ma eh, il diritto attuale prevede anche il principio in dubbio pro reo, cioè in caso di dubbio bisogna eh, decidere a favore dell'imputato, cioè se non ci sono prove schiaccianti che attestino la colpevolezza dell'imputato, ehm, il giudice si deve astenere dal condannarlo. Lo deve assolvere in sostanza. Mm. Questo è un primo argomento, quello relativo alla presunzione di innocenza. E, mm, in secondo luogo, eh, Beccaria osserva che con la tortura l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo. Che cosa intende dire Beccaria? Che l'innocente ha tutto da perdere e nulla guad da guadagnare. Il reo invece non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare con la tortura. Poiché se l'innocente viene assolto, dopo la tortura, ha comunque subito una grave ingiustizia. Ha subito il supplizio, ha dovuto sopportare il dolore lancinante, il dolore fisico. Ma il reo invece ha sempre da guadagnare qualcosa perché eh, se sotto tortura non confessa la propria colpevolezza, quindi se riesce a resistere alla prova della tortura, a non confessare, eh, si salva dal carcere. Eh, quindi dicevamo l'incolpevole non può che perdere, il colpevole può gu soltanto guadagnare eh, in, in caso di assoluzione. Terzo argomento, eh, la tortura potrebbe scagionare un colpevole di fibra robusta e far condannare un innocente costretto a cedere a motivo della sua debolezza fisica. Mm, cioè, eh, un, se la soglia del dolore è eh, bassa, ecco, quindi nel caso di un innocente tra l'altro di fibra eh, debole, ecco, eh, però eh, cosa può accadere? Può accadere che pur di interrompere il supplizio, eh, eh, l'innocente riconosca la propria colpevolezza, cioè dichiari il falso e quindi dichiari di essere stato lui l'artefice dell'illecito, eh, dell mentre invece un, eh, un colpevole di fibra robusta potrebbe superare, come dicevamo prima, la prova della tortura e quindi ottenere l'assoluzione e quindi commentava a tal proposito Beccaria la tortura mh, è il mezzo più sicuro, diceva Beccaria per assolvere delinquenti robusti e condannare i deboli innocenti. Donde la conclusione, no, è secondo la quale appunto la tortura è inutile, è dannosa e non porta ad alcun risultato. Mm. Questo per quanto attiene alla, agli argomenti addotti eh, contro la tortura. Consideriamo invece adesso la questione relativa alla pena capitale, dicevamo caput capitis, cioè la pena di morte. Ecco, contro la pena di morte Beccaria osserva che essa non è né utile né necessaria, poiché se lo Stato è forte. Ma solo se lo Stato è forte, allora punirà senz'altro il criminale, il quale, sapendo che agendo male verrà sanzionato, non infrangerà la legge. Che cosa eh, intendeva dire mm, Beccaria, se lo Stato è forte? Poiché in linea di massima diciamo, Beccaria riconosce una qualche validità, una qualche efficacia alla pena capitale. Eh, però mh, può avere qualche validità in uno Stato particolarmente debole, in cui i criminali spadroneggiano, fanno ciò che vogliono. Però eh, Beccaria eh, eh, scriveva nel Settecento e nel Settecento con il progressivo rafforzarsi degli Stati, tramite l'Assolutismo illuminato, eh, la pena di morte a suo giudizio appariva del tutto inutile. Si trattava ormai di Stati forti in grado di far valere il diritto. Per cui eh, se lo Stato è forte la eh, pena di morte appare a, a, a Beccaria come il vertice di un vertice di inciviltà. Anzi il vertice di inciviltà. Come una sorta vedremo di vendetta istituzionalizzata, legalizzata. E, e quindi attesterebbe l'assurdità, la pena di morte e l'infondatezza del sistema giuridico vigente in un Paese. E, quindi a giudizio di Beccaria occorrono delle pene miti, delle pene moderate, però eh, pene che devono essere sempre applicate. Ovvero appena viene commesso un illecito deve scattare una sanzione. E eh, leggiamo proprio il testo. Mm. Um, Qui la certezza di un castigo, benché moderato, vedete la pena deve essere lieve, no? quindi moderata, mite, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza dell'impunità. Cioè se lo Stato è debole e eh, ricorre alla pena di morte, ma eh, essendo debole non riesce a catturare in tempi brevi e a processare l'imputato e quindi c'è la possibilità che eh, il colpevole eh, rimanga impunito e questo è un po e, e mh, in altri termini possiamo dire che per beccaria non è tanto la paura della morte a frenare i delitti cioè a, de a dissuadere eh, i criminali dal proposito di eh, delinquere ma semmai eh, ciò che distoglie i criminali dal commettere questi reati è la sicurezza di essere arrestati e puniti. No? La, la, anche la certezza della pena di cui si parla tanto oggi. La certezza della pena, la certezza di un castigo, dice, dice qui Bec Beccaria. Se c'è questa certezza e questa certezza alberga solo negli stati forti, ecco, se la giustizia quindi procede celermente eh, e eh, riesce a sanzionare eh, in tempi molto brevi, i, eh, i, i responsabili dei, degli illeciti, allora, allora eh, la pena di morte è pressoché inutile, anzi non solo inutile, ma eh, non, non necessaria e anche dannosa. Dannosa eh, in quanto vediamo che è contraria allo spirito del contratto sociale. Mm. Che cosa significa? Eh, dire questo è contrario allo spirito del contratto sociale, eh, in quanto mh, questa è una tesi di tipo contrattualistico, ehm, secondo la quale tra eh, lo Stato e i sudditi sussisterebbe una sorta di accordo, un patto, no? un contratto per l'appunto. Eh, un contratto che deve garantire, però, al suddito, comunque l'incolumità, nel senso eh, intanto lo Stato esiste, ha significato in quanto deve salvaguardare la vita dei cittadini. Quindi, come dire, il suddito consegna alcuni dei suoi diritti allo Stato purché lo Stato eh, tuteli il diritto fondamentale di ognuno di noi, il diritto alla vita. Cioè, eh, nemmeno lo Stato può negare all'individuo il suo dir diritto fondamentale. E qual è il diritto fondamentale di ogni individuo? È il diritto alla vita. Si tratta, il diritto alla vita è un diritto inalienabile, da alius no? eh, latino, cioè che non può essere ceduto ad altri. Anche se il suddito volesse cedere questo diritto al, al, um, allo Stato non potrebbe farlo, perché sarebbe tra l'altro eh, contro natura. Ognuno di noi, eh, no? in base al principio di autoconservazione, eh, fa di tutto per come ebbero modo di osservare, avevano avuto modo di osservare ancora prima no? Hobbes e tanti altri pensatori. Eh, ehm, ognuno di noi fa di tutto per salvaguardare la propria, eh, diciamo, eh, la, la vita, il diritto fondamentale. No? Quindi eh, il che si traduce termini cristiani nel comandamento non uccidere. Nessuno può violare il comandamento non uccidere, contenuto nel decaloco consegnato secondo la tradizione appunto biblica da mm, Dio direttamente a Mosè. Mm? E quindi sarebbe il, la pena di morte contraria, la pena capitale, al, eh, allo spirito del contratto sociale. Mm? Ecco, queste sono due argomentazioni molto forti alle quali si aggiungono altre considerazioni, ovvero il fatto che sia inutile per la società eh, ricorrere alla pena di morte in quanto la società stessa potrebbe trarre maggior vantaggio sostituendo la pena capitale con il lavoro forzato dei condannati. Come dire, con la pena capitale eh, la comunità, lo Stato, si deve rassegnare a considerare il delitto commesso eh, eh, come un, un danno, un danno che non può essere risarcito. Perché non può essere risarcito? Perché il colpevole, colui che ha arrecato questo danno alla società, eh, il colpevole viene eliminato. Invece con i lavori forzati c'è la possibilità di risarcire in qualche modo il danno. Mm? Tra l'altro c'è da osservare che, e lo stesso Beccaria osserva, che non è tanto l'intensità della pena a eh, scoraggiare il, il reo dal delinquere, no? quindi diciamo il criminale dal delinquere, ma è l'estensione, quindi non è l'intensità, ma l'estensione della pena a spaventare. Ovvero la possibilità della privazione perpetua della libertà è un, de un deterrente molto più forte. Di quella di un breve istante nel quale si tronca la vita. Ovvero, eh, se il potenziale criminale sa di andare incontro per esempio all'ergastolo, evidentemente eh, eh, questa la possibilità dell'ergastolo sarà un deterrente maggiore, cioè eh, tenderà a mh, dissuaderlo dal proposito di uccidere più che non la pena di morte più della pena stessa di morte, perché, perché la pena di morte in, si risolve in pochi istanti, dura pochi istanti. Quindi l'intensità è un momento di massima intensità, però appunto mh, è quello che spaventa il, il, eh, il criminale, è l'estensione della pena, cioè la perdita eh, vita naturale durante della propria libertà. Altri argomenti addotti contro la pena di morte: lo Stato, infliggendo la pena di morte, dà un cattivo esempio perché, per un verso, condanna l'omicidio e per un altro verso lo commette, eh, quindi mh, sottolinea la posizione contraddittoria nella quale Beccaria sottolinea la posizione contraddittoria nella quale si viene a trovare lo Stato nel momento in cui viene comminata la pena di morte. Poiché per un verso, mh, dà il cattivo esempio, quindi per un verso su, eh, lo Stato difende il principio non uccidere, eh, per un altro verso però uccide. Ecco, quindi per ottenere il riconoscimento del, eh, del principio non uccidere ricorre all'omicidio. Mm. Cioè uccide affinché non si uccida, in sostanza. E, e quindi è una posizione evidentemente contraddittoria che trasforma la pena in una sorta di vendetta legalizzata. Un po' come accadeva al tempo dei germani, no? Vi ricordate che i germani eh, non conoscevano la nozione di giustizia. Eh, no? nel senso che ricorrevano spesso alla faida eh? occhio per occhio, dente per dente eh? ecco qui invece mh, sottolinea Beccaria lo Stato non può mettersi dal punto di vista del singolo che quindi eh, desidera vendicarsi eh? perché il singolo spesso è dominato dalle passioni che lo inducono appunto alla vendetta quindi si tornerebbe la, la pena di morte in qualche modo ricaccia la comunità nello stato di natura, quello che eh, Hobbes aveva definito il bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, in cui Homo homini lupus, ogni uomo è lupo del proprio simile, lo stato di natura, in cui appunto prevale il più forte, in sostanza. L'individuo fisicamente più forte e non, eh, quindi, uno stato di, natura, stato di natura, è uno stato in cui non alberga evidentemente eh, il diritto, mm, la nozione di giustizia. Ecco, eh, quindi, in definitiva, mm, possiamo concludere questa breve eh, considerazione mh, relativa ai contenuti del, del saggio dei delitti e delle pene del 1764. Beccaria intende la pena non come una vendetta per l'appunto, ma come uno strumento per correggere il re o il colpevole. Quindi Beccaria insiste sulla funzione correttiva e non repressiva della pena. E la pena infatti impedisce di no nuocere nuovamente. No? Quindi in qualche modo la pena garantisce alla società la sicurezza. Però deve essere concepita in termini correttivi e non repressivi. E a cosa serve la pena a distogliere gli altri dal delinquere. Quindi deve scoraggiare il criminale a commettere degli illeciti. E, e, e dicevamo prima: è l'estensione a scoraggiare maggiormente il potenziale criminale, non è l'intensità l'estensione. Quindi la possibilità, per esempio, di perdere la libertà per sempre, per tutta la vita. Uh, di vivere in catene, potremmo dire, per tutta la vita, anziché quella di perdere la vita in un istante, l'intensità. No? Quindi eh, la pena come deve risultare? Pronta, cioè immediata, perché immediata? Perché altrimenti il criminale, compiendo un delitto e non vedendosi punito, finirebbe per non associare più il, il, il delitto alla pena. Mm? E poi deve essere equa e proporzionata, lo abbiamo detto in apertura ai delitti commessi e comunque tendenzialmente mite e, eh, mite e eh, moderata appunto. Leggiamo mm, proprio questa citazione dal testo eh, di Beccaria. Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, quindi affinché non sia anche una vendetta, dicevamo, legalizzata, deve essere essenzialmente pubblica. Vedete, non è un fatto privato, altrimenti saremmo eh, in uno stato di natura. Deve essere pubblica, pronta, cioè immediata, tempestiva, necessaria, mh? la minima delle possibili, cioè la più moderata in assoluto. Eh? Eh, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi. Mm. Quindi una pena combinata in tempi brevi, ma... Eh, appunto una pena che eh, colpisce immediatamente eh, l'infrazione e, co e quindi colui che l'ha commessa. Mm? Quindi in definitiva possiamo dire che l'alternativa al ricorso alla pena capitale eh, si presenta a giudizio di Beccaria solo in uno stato forte, e al, diciamo uno stato analogo a quello settecentesco. Eh, che in definitiva impone sì delle pene moderate e miti, ma garantisce sempre la loro applicazione. E osserviamo eh, che eh, il Granducato di Toscana fu il primo stato ad abolire la pena di morte 22 anni circa dopo il saggio, la pubblicazione del saggio dei delitti e delle pene. Fu emanato il famoso codice leopoldino che porta il nome di Pietro Lobo Leopoldo d'Asburgo.